Parlando del nostro prossimo avversario Avellino, c'è sicuramente da dire che stiamo parlando di una delle squadre che già prima dell'aggiunta di Logan era da considerarsi una delle pretendenti alla vittoria finale. Credo che con l'aggiunta di un giocatore come Logan, nonostante l'infortunio di Fesenco e qualche cambio che ha dovuto fare, credo che assieme a Venezia sia la squadra onestamente più attrezzata per potersi giocare con Milano le chance di vittoria dello scudetto. Quindi sicuramente sarà una partita durissima, anche perché Avellino si gioca il terzo posto e la possibilità comunque di giocarsi il secondo con Venezia, quindi sicuramente avrà il massimo delle motivazioni per cercare di raggiungere questo obiettivo. Di sicuro con l'infortunio di Fesenco credo che sia una squadra che ha spostato ancora di più la sua forza sul perimetro, visto che sostanzialmente ha aggiunto, già era una squadra fortissima con Ragland e con Green, a cui ha aggiunto, come ho detto prima, un giocatore dalla grandissima esperienza, dal grandissimo talento come è David Logan, che onestamente gli dà ulteriore qualità appunto sul perimetro. E avere nel pacchetto esterni tre giocatori così forti, con così tanto talento, è sicuramente una delle loro qualità ed è sicuramente una delle difficoltà più grosse che incontreremo. Inoltre è una squadra che appunto ha una panchina lunghissima, perché dalla panchina esce un giocatore come Obasuan, che all'andata ci aveva fatto molto male, e dall'arrivo di Logan anche Levi Randolph, che sta facendo un ottimo campionato, è un altro giocatore che quando entra in campo alza sicuramente la qualità, ulteriormente la qualità offensiva di questa squadra. È chiaro che una squadra così impostata, lo ha già dimostrato la scorsa settimana giocando contro Cantù una partita ad altissimo punteggio, bisogna essere bravi a limitarla offensivamente, soprattutto non bisogna cadere nell'errore di giocare con loro faccia a faccia, anche perché onestamente, se parliamo di talento, credo che questa sia assieme a Milano la squadra con il maggior talento perimetrale in assoluto. Quindi non dobbiamo commettere l'errore di andare a giocare ad Avellino una partita a viso aperto, anzi, pur senza snaturarsi, dobbiamo cercare di fare purtroppo quello che non ci è riuscito nella partita con Brescia, e cioè di cercare di gestire il ritmo, di non forzare le situazioni, e soprattutto la chiave di tutto sarà cercare di contenere il più possibile l'uno contro uno, perché ovviamente quando hai così tanti giocatori con questo talento, entrare nelle rotazioni o comunque essere battuti uno contro uno creerebbe una grossissima difficoltà, proprio perché la loro qualità è proprio quella di giocare molto, creare dal pick and roll, prendere un vantaggio e poi essere molto bravi, vista la qualità degli esterni, a mantenerlo. Quindi sicuramente questa deve essere un po' la nostra missione. È chiaro che è una partita difficilissima, perché appunto giochiamo contro una squadra di grandissime qualità, però è chiaro che dopo il passo falso che abbiamo compiuto la settimana scorsa con Brescia, per noi è diventato la contemporanea vittoria sicuramente inaspettata di Pesaro a Brindisi, dobbiamo andarci a riprendere qualcosa, e sicuramente questa è un'occasione che dobbiamo sfruttare, dobbiamo andare convinti delle nostre possibilità, rispettando il nostro avversario, perché chiaramente sappiamo le qualità e la qualità che ha in tutti i suoi giocatori, però assolutamente dobbiamo andare convinti di poter giocare e di doverci giocare la nostra partita. È chiaro che servirà uno sforzo supplementare, uno sforzo enorme, servirà veramente dare tutto quello che ogni singolo giocatore avrà per poter uscire vittoriosi da un campo difficile come il Pala del Mauro e contro una squadra che sicuramente ha grandissime qualità. Sì, guarda, io volevo anche spiegare una cosa rispetto a quello che ho letto, a quello che ho sentito.
Quando io parlo di preparazione di una partita, è chiaro che tutte le squadre preparano una partita e poi una vince e una perde. Quindi è evidente come nel caso in cui le cose vanno bene, come era successo a noi a Pesaro, il piano partita è stato rispettato. Nel caso in cui le cose vanno male, evidentemente qualcosa è mancato, ma non è che questo vuol dire che qualcuno non ha voluto rispettarlo, semplicemente quando si affrontano due squadre, ognuna delle due squadre cerca di fare in modo che le proprie caratteristiche prevalgano su quelle dell'avversario. Quindi è evidente come in ogni partita, ogni squadra, la settimana scorsa Brescia, due settimane fa Pesaro, questa settimana Avellino, cerchi di imporre il proprio gioco sull'altro. Purtroppo quello che si prepara sulla carta per tante ragioni non sempre funziona, ma non è che questo vuol dire che è stata fatta una cosa piuttosto che non è stata fatta, semplicemente spesso gli avversari riescono meglio ad applicare appunto il loro piano partita. Sono sicuro di quello che hai detto, nel senso che la cosa che più mi è dispiaciuta la scorsa settimana, al di là degli errori tecnici, è che una settimana che per noi doveva essere favorevole, visto la vittoria di Pesaro, vista l'energia che ci aveva dato e la consapevolezza, di sicuro l'approccio che abbiamo avuto non è stato un approccio degno del tipo di partita che volevamo giocare, perché al di là delle scelte credo che una squadra che si debba salvare non può concedere 86 punti in casa, così come non possiamo pensare di andare a giocare ad Avellino e giocare ai 100 punti, perché diventerebbe ovviamente per noi molto difficile farne di più, proprio per una questione di talento individuale, di potenziale che entrambe le squadre hanno. Quindi sono d'accordo con te, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che per portare a casa queste partite c'è l'assoluta necessità, a maggior ragione contro una squadra come Avellino, di sporcarsi le mani, perché al di là, ripeto, delle scelte tattiche, la cosa che non mi è piaciuta per niente sono stati i frangenti della partita dove Brescia prendeva 3 o 4 rimbalzi offensivi in più e in determinati possessi dove loro erano più aggressivi di noi, e questo noi non ce lo possiamo permettere. Quindi possiamo sbagliare qualcosa di tattico, perché ovviamente gli errori li commettiamo, ma assolutamente non deve mancare la voglia di buttarsi su una palla vagante, di catturare un rimbalzo, di fare un tagliafuori più duro, anche un fallo più duro se necessario, perché solo così si può pensare di portare a casa le partite che ci mancano. Questo è quello che ho detto alla squadra e questo è quello che sicuramente non mi è piaciuto dell'atteggiamento che abbiamo avuto della partita con Brescia. E ti chiedo il discorso invece del ritiro che ci sarà in questi due giorni, diciamo, con delle gare fino a fine stagione, no? Come lo vedi, insomma, come fare ancora più con la squadra? Ma guarda, come ha detto bene il nostro general manager nell'intervista che ha rilasciato l'altro giorno, è un ritiro proprio per dare maggiore consapevolezza a questi ragazzi dell'importanza di quello, dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, del fatto che ormai manca veramente poco e ormai le occasioni che ci sono assolutamente da sfruttare. Quindi il fatto di farli stare anche un po' più assieme, di farli prendere ancora più coscienza di quanto sia importante per noi come squadra, per me come allenatore, per la società e per tutta la città, rimanere in A1. Quindi credo che sia l'ennesimo tentativo da parte della società di voler a tutti i costi raggiungere questo obiettivo, e quindi credo che veramente ci sia la consapevolezza di voler lottare fino in fondo, di voler lottare fino alla fine, quindi di provare qualunque cosa possa aiutare per finire comunque dove vogliamo finire. E so che non hanno guardare gli altri risultati, però per forza di cose ti chiedo la prossima partita, Pesaro Caserta. Beh, è chiaro che come dicevo prima, se andavamo a guardare la settimana scorsa, noi eravamo salvi e loro retrocessi. Adesso questa settimana è il contrario, noi retrocessi e loro salvi, con una partita sicuramente sulla carta per noi molto difficile, difficilissima, e per loro invece contro una squadra teoricamente già salva molto più facile. Però visto quello che è successo la settimana scorsa, credo che ci sia poco da fare questi calcoli, anche perché ne abbiamo avuto la dimostrazione, ahi noi,
con quello che è successo la scorsa settimana, o come mi piace dire, con quello che è successo lo scorso anno a Torino, quando a tre giornate alla fine sembrava spacciata, era meno 6 e poi alla fine è stata lei a salvarsi. Quindi non è finita finché non è finita. Quindi qualunque cosa succeda anche in questa giornata, noi abbiamo due risultati possibili, nel senso che noi possiamo superare Pesaro, ma possiamo anche arrivare a pari merito, e in entrambi i casi la salvezza sarebbe nostra. Quindi il messaggio che dobbiamo trasmettere è un messaggio di crederci fino alla fine, perché finché non è finita o finché la matematica non condannerà qualche squadra, bisogna lottare, e questi ragazzi lo devono a loro stessi innanzitutto, perché ovviamente a nessuno fa piacere essere ricordato come colui che ha fatto retrocedere una squadra, perché comunque questa è una cosa che rimane per tutti, e proprio perché poi nessuno ci sta a perdere. Quindi questa deve essere la forza che ci contraddistingue, e la consapevolezza appunto deve essere però che non ci si può assolutamente atteggiare come ci siamo atteggiati, o approcciare come ci siamo approcciati alla partita di Brescia, perché poi se andiamo a vedere alla fine del terzo quarto eravamo meno 1, siamo stati sempre lì. Il problema è che non abbiamo mai dato realmente l'impressione di avere quell'energia che invece ci deve e deve contraddistinguere una squadra che si vuole salvare in questo momento, a maggior ragione in una giornata così importante dopo aver vinto una partita di nervi come quella di Pesaro. L'ultima domanda che volevo chiedere, ho visto le parole del presidente, diciamo, poi risposta alle dichiarazioni di Vitali e di Cusin su questo argomento. No, io non ho niente da dire devo solo ringraziare il presidente, come ho sempre fatto e come farò sempre, perché ancora una volta si è dimostrato una grandissima persona che mette davanti l'uomo al professionista. Io è 9 anni che sono qui, credo che in questi anni ne abbiamo vissute tante, sicuramente questo è il momento più difficile di questi 9 anni per tante ragioni, e credo che il messaggio del presidente sia stato ancora una volta un messaggio nel voler dire che si lotta, che non bisogna pensare a tutto quello che c'è attorno, perché in questo momento è per quello che non devo rispondere assolutamente niente, perché l'obiettivo è ben più importante, e credo che tutti quelli che ci credono, tutti i nostri tifosi, tutta la nostra società, tutti i giocatori, tutte le persone che ci tengono in questo momento devono spingerci con tutta l'energia che hanno per raggiungere l'obiettivo finale. Chi lo vuole fare credo che sia la cosa da fare da qui fino alla fine del campionato, poi ci sarà tempo per fare dichiarazioni, processi, responsabilità eccetera. In questo momento le parole non servono, servono i fatti. Credo che il messaggio del presidente volesse andare in quella direzione. Io personalmente lo ringrazio e lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto in questi anni e per quello che mi ha sempre dimostrato, ma credo che al di là del presidente ha dimostrato ancora una volta di essere una grandissima persona. Grazie.